Buonasera a tutti i natori dell'Energy Volley. Vi mostriamo la presentazione fatta da noi per tutti voi sul fondamentale dell'attacco. Ora condivido il mio schermo e faccio partire la presentazione. Consiglio di stampare il cartaceo del PDF che vi abbiamo mandato in modo da abbinare l'esercizio del video con la spiegazione sul cartaceo. Dispensa sull'attacco, iniziamo. Introduzione. Benvenuti a tutti i tecnici nella nostra zona tecnica. Come WIMOR abbiamo scelto sei temi: attacco, muro, difesa, palleggio, battuta e ricezione. E in questa dispensa parleremo di attacco. Abbiamo iniziato con l'attacco perché è il fondamentale che fa teoricamente vincere o perdere una partita. Infatti, il maggior numero dei punti si fanno in attacco. E una squadra con un ottimo attacco a livello teorico può vincere anche se non riceve bene, in quanto basta limitare gli esiti diretti subiti per poi risolvere tutti i problemi con un attacco vincente. È un fondamentale difficile da apprendere, quindi bisogna iniziare da subito ad insegnarlo, ed è un fondamentale che comunque piace soprattutto ai maschi e pertanto è facile proporre sempre l'attacco in ogni allenamento. Individuiamo due metodi generali per allenare l'attacco. Lo possiamo allenare nella sua globalità, quindi allenare il gesto completo, cioè tutto l'attacco insieme, oppure allenare l'attacco come secondo metodo, separando i vari momenti. Nel metodo 1 alleno l'attacco con il gesto completo, lo posso allenare in vari modi, come spesso vengono spiegati nei vari corsi, il metodo analitico, il metodo sintetico e il metodo globale. E vi chiediamo di leggere bene tutta la dispensa per vedere come vi proponiamo diversi esercizi, ad esempio anche l'esercizio. Anche esercizi globali possono essere facilitati e proposti a ragazzi e gruppi principianti, ad esempio usando il trucco del fermare la palla prima dell'alzata, come si usa in alcuni giochi dell'S3. In questo modo, all'interno del gioco, se fermo la palla prima dell'alzata, riesco a isolare l'attacco e quindi allenare nel globale, quindi nel gioco, il fondamentale dell'attacco. Nel secondo metodo alleneremo i punti chiave separatamente, ossia spezzo l'attacco in più parti. Per fare una semplificazione, dividiamo l'attacco in parte di sopra, oppure parte alta, parte finale o parte dopo lo stacco. E in questa parte riconosciamo due punti chiave fondamentali, scegliamo due punti chiave fondamentali. Tutto quello che riguarda le aperture, quindi movimento anca, spalla e gomito. E come parole chiave useremo tirare con l'arco o il gesto fare il volte. E come secondo punto chiave per l'attacco, sempre riguardante la parte superiore, parliamo di polso e colpo sulla palla. Come sottopunto chiave potremmo parlare del braccio disteso nel momento in cui colpisco la palla e posizione della palla alta leggermente avanti. Come terzo punto chiave, che fa parte della parte di sotto, parte bassa o parte iniziale o parte prima dello stacco, consideriamo
un unico punto chiave grosso, importante, che lo chiamiamo la rincorsa. In realtà poi nella stessa rincorsa possiamo identificare più punti, sottopunti chiave. I passi, e di solito si identificano tre passi o quattro appoggi. Destro iniziale, poi sinistro il primo passo, destro lungo il secondo passo e sinistro di chiusura il terzo passo o quarto appoggio. Il ritmo della rincorsa, quindi ta ta ta, e poi lo stacco e la fase volo, che si lega direttamente con il punto chiave delle aperture. Apriamo alcune parentesi prima di descrivere esattamente in modo dettagliato l'attacco attraverso i punti chiave che abbiamo definito dell'attacco. Una prima parentesi riguarda le braccia. Le braccia, essendo una parte del nostro corpo, ci sono sempre e quindi il movimento e si muovono dall'inizio alla fine dell'attacco. Quindi, volendo, potremmo parlare solo dei movimenti delle braccia attraverso tutti i momenti dell'attacco. E quindi il caricamento, l'oscillazione, la salita delle braccia, l'apertura del braccio dell'attacco, la salita del braccio sinistro per gli attaccanti destri come mirino, e poi il colpo sulla palla. Quindi il colpo e la chiusura di polso, e poi la discesa delle braccia in modo naturale e in funzione del colpo che si esegue. Seconda parentesi, abbiamo parlato di più metodi, metodo allenando il gesto completo e metodo allenando i punti chiave, quindi spezzando il gesto dell'attacco. Abbiamo parlato anche di più modi, ossia globale, sintetico e analitico. Come dobbiamo allenare? Come intrecciamo questi metodi? Ecco, diciamo che durante la parte analitica dell'allenamento possiamo lavorare anche separatamente sulle due parti in cui abbiamo diviso l'attacco, ossia parte alta e parte bassa, intendiamo. Per facilitare l'apprendimento di un gesto complesso, spesso conviene semplificarlo, quindi separando, e insegnarlo quindi separatamente. Ma attenzione, contemporaneamente lavoriamo sempre anche con il gesto completo, correggendo all'interno del gesto completo il focus della giornata. Consigliamo pertanto di procedere sempre con entrambe le parti, ossia la rincorsa e separatamente apertura anche a gomito spalle e colpo sulla palla con il braccio disteso, e passare dal gesto completo, dove c'è il salto, quindi la fase volo, al gesto spezzato e viceversa. In modo analogo, passare dal globale al sintetico e a volte anche andare all'analitico per spezzare il gioco e prendere un fondamentale alla volta, isolandolo. Ma senza esagerare con il gesto spezzato o e con l'analitico, perché si rischia più di ritardare l'apprendimento del gesto completo e anzi renderlo difficoltoso, perché la somma delle singole parti non è una somma algebrica. E insegnando il gesto globale, l'insegnamento è sì non facile, ma è un insegnamento più completo e soprattutto più permanente, ossia, una volta imparato, rimane per più tempo. Attenzione che se alleno il solo attraverso il globale, il gesto completo, un atleta che apprende un errore lo apprende e poi è difficile toglierlo. Ecco che quando mi accorgo di un errore, vale la pena separare il gesto, andare ad allenare separatamente il pezzo dove individuo l'errore per correggerlo lì,
allenando il punto chiave specifico e poi reinserirlo nel gesto globale, vedendo se si riesce a fare questo feedback. Leggete bene la dispensa sull'apprendimento che vi abbiamo mandato, in modo tale da capire bene come, qual è il metodo e qual è il modo di alternare questi metodi. Quando li avremo sul globale, inizialmente osserviamo, non correggiamo troppo. Diamo il tempo alle nostre ragazze di avere un primo apprendimento grossolano della nuova tecnica proposta, del nuovo movimento. Solo quando abbiamo dato alcuni poi punti chiave un po' più dettagliati, i ragazzi hanno iniziato ad apprendere i primi insegnamenti in modo grossolano, allora si possono iniziare le correzioni, ma è importante, soprattutto all'inizio, dare poche correzioni, ma quelle che si danno devono essere chiare e precise e se è possibile contestualizzarle. Mi spiego. Se io durante un allenamento pongo il focus su un determinato particolare, quindi un punto chiave o addirittura un sottopunto chiave particolare, poi nel globale è meglio dare feedback solo su quel punto chiave per non creare confusione nella testa del ragazzo e concentrare l'attenzione dell'atleta sul particolare allenato barra insegnato nella fase analitica della giornata. Andiamo ad altri concetti importanti prima di passarmi del taglio dell'analisi descrittiva dell'attacco. Uno, quando si parla di attacco bisogna parlare anche di tempo. A volte si dice, usando e parafrasando le parole di Mazzanti, stare a tempo. Cosa intendiamo? E cosa sono i tempi? Di solito si parla di primo tempo, secondo tempo e terzo tempo. Per spiegare brevemente, velocemente cosa sono i tempi, di solito si fa riferimento a quale appoggio sto eseguendo nel momento in cui il mio palleggiatore tocca la palla per alzare. Poi ci sarebbe un'altra parentesi per i colpi di attacco. E si parla anche, oltre che i colpi di attacco, come stare a tempo e quindi se devo attaccare la palla o attaccare il palleggiatore. E chi fosse più interessato a questi argomenti vi posso mandare la presentazione in PDF di Massanti e anche la video lezione di Massanti. Altra parentesi importante è qual è la mia filosofia come allenatore per la mia squadra. Quindi, in base a questa filosofia, poi l'allenatore punta e corregge in una maniera piuttosto che in un'altra, enfatizza maggiormente e concede maggiormente alcuni tipi di errori piuttosto che altri, sottolineando come gravi alcuni errori e meno gravi altri. Questo in funzione della propria filosofia, filosofia che poi dipende anche dalla propria squadra, quindi come è formata la mia squadra. Altra parte importante è transizioni e gli spostamenti. Per poter essere pronti ad attaccare, dopo un muro, dopo una difesa, dopo una recezione, si compiono dei movimenti. Questi movimenti vengono chiamati transizioni, che collegano i vari fondamentali. Sono movimenti importanti da allenare anche a secco e spesso anche durante il riscaldamento o durante la preparazione fisica, come anche la rincorsa. Si può inserire anche spezzettandola durante alcuni esercizi di riscaldamento o di preparazione fisica, nella fase di attivazione, in modo tale da usare meglio il tempo a nostra disposizione, finalizzandolo all'apprendimento del gesto tecnico, in questo caso dell'attacco. Entriamo nello specifico e nella parte quindi pratica, le esercitazioni. Abbiamo detto i due metodi, il metodo allenare il gesto completo e il metodo di allenare i punti chiave, quindi i movimenti spezzati del gesto. Sia il gesto completo che anche gli stessi
punti chiave, si possono allenare in più modi. Si possono allenare A, senza la palla, quindi provando movimenti a secco, oppure modo B, con la palla. Ma con la palla si possono allenare, l'attacco si può allenare con il salto o senza salto. Lo stesso gesto completo si può allenare, come abbiamo già anticipato, in modo analitico, in modo sintetico e in modo globale. E lo stesso metodo globale può essere facilitato con dei trucchi. In base al livello, in base all'obiettivo o alla difficoltà che voglio dare ai miei ragazzi, posso usare il trucco di fermare la palla in modo diverso. Quindi, invece di fermare la palla, posso fare un po' di controllo oppure dare input precisi. Fermi la palla, se proprio è fuori dai 3 metri, ci arrivi in corso in movimento e non riesci a essere te fermo. Se invece è dentro ai 3 metri, in zona 3 e 2-3, fai un po' di controllo, oppure se sei dentro i 3 metri la palla è una ricezione più doppio più, alzi direttamente. Se è una ricezione punto esclamativo, fai un po' di controllo. Se è una ricezione meno, fermi la palla, la lanci e poi esegui l'alzata. Iniziamo con gli esercizi. E sono questi i fogli che consigliamo, stampateveli. Portateli in palestra e per capire bene gli esercizi guardate il video abbinando il numero dell'esercizio con il video successivo. Esercizio ognuno con la prima palla. Alleniamo il colpo sulla palla in questa serie di esercizi e poi l'apertura a gomito e spalla. Il primo esercizio in piedi con la propria palla sulla mano sinistra e schiaffeggio per usare bene il polso. La palla per terra, quindi schiaccio la palla con la frusta, con la sola frusta del polso per terra e fermo un attimo la palla con la mano sinistra o con entrambe le mani. Questo dipende come il ragazzo diventi più comodo. È meglio fare un solo colpo alla volta, anzi, direi che è necessario fare un solo colpo alla volta, perché se poi fate provare più colpi consecutivi, alla fine viene una schifezza. Quindi, meglio un colpo alla volta con la palla ferma. E colpisco la palla ferma, non il movimento che mi viene contro, perché altrimenti è completamente diverso rispetto a un'alzata che è una palla più morbida. Esercizio 2, da solo contro la parete, alleno solo il polso. Posso fare un solo colpo, 2A o più colpi consecutivi, 2B. Addirittura la mano sinistra posso tenerla per bloccare il gomito destro. Il gomito destro è davanti alla spalla destra. Uso solo l'avambraccio, muovo solo l'avambraccio e il polso. Esercizio 3. Inizio a fare anche l'apertura, a provare l'apertura della spalla, dell'anca, del gomito, più la frusta del polso. Parto con la palla posizionata nella mano sinistra, col braccio sinistro disteso, apro la spalla e il gomito e simulo l'attacco, il movimento del braccio destro che va a schiaffeggiare la palla che rimane ferma. Variante esercizio 3, parto sempre con il braccio sinistro alto, la palla sul braccio sinistro, apertura dell'anca, apertura della spalla, gomito tirato come se tirassi l'arco. Vado a schiaffeggiare la palla e attacco, fermando il colpo in alto con la chiusura del polso. Quindi faccio un attacco e basta. E poi fermo la palla e riparto. Esercizio 4, autoalzata con due mani, faccio un solo attacco per verificare il movimento finale e fermo la palla. Slancio delle braccia, apertura delle anche e colpo frusto del polso come focus. Poi la variante 4B, oltre al polso, proseguo con il braccio e inizio a parlare dei colpi, quindi intra extra, ossia dove finisco con il braccio. Esercizio 5, esattamente come l'esercizio 4, ma non faccio più solo un colpo, ma faccio più colpi consecutivi.
Ed ecco i video degli esercizi appena descritti. Primo esercizio, solo polso contro la parete. Non la parete, ma contro il pavimento. Guardare bene il polso. Guardare bene qua. Guardi col gomito alto e polso. Guarda a caso lì bene quel polso. Guardare bene come si dice il polso. Guardare bene la mano in butto alla fine. Fermo avanti, solo polso. Esercizio 2, un solo colpo. Lasciare il gomito avanti al polso. La palla lontana dal corpo, quando colpisco la palla il braccio è disteso. 2A, solo un colpo. Il braccio sinistro dissimula la rete. Consecutivo oppure consecutivamente solo polso. Se faccio un solo colpo il braccio sinistro potrei anche non usarlo. Gomito alto, cioè davanti, fermo, si apre leggermente, ma il focus è solo sul polso. Qui si vede come il gomito è praticamente quasi fermo e uso il polso. Aprire l'anca. Qui è il 3A, apro e schiaffeggio, anca, spalla, gomito. E ora e adesso 3B, un solo attacco. Sì, lasciare il gomito alto, solo apertura e polso. Partenza con l'apertura e solo polso. Apertura e polso, vai, anca, perfetto, apertura. Due mani, lancio, apertura, anca, gomito e uso sia il polso che il braccio. Due volte esterno, due volte sul corpo. Indicare con il dito la palla, il braccio sinistro indica la palla, chiudere con gli addominali. Abbiamo fatto il video solo del 4B. Ovviamente anche fuori, Sara, si ripetono tutti gli esercizi contro la parete con il lancio. Ricerca della palla con i piedi, spostarsi. Nell'esercizio 5, qua abbiamo messo il 5B, si fanno più colpi consecutivamente, quindi come l'esercizio 4, ma con più colpi consecutivi. Il 5A era solo polso. Braccio disteso davanti. Ora gomito e spalla. E adesso invece apro e vado indietro con il gomito. Bene la spalla, andando indietro con il gomito. Mi fermo sempre davanti. Ora proseguo. E proseguo poi col braccio. Interno. Questo è esterno. Ora vai esatto. Dopo questi primi esercizi singoli si va a coppie, ma sempre contro la parete. Abbiamo due esercizi, esercizio 6, compagno di fianco che simula l'alzata, può essere a destra. Allora abbiamo esercizi che simulano l'attaccante di zona 4, oppure l'alzatore è a sinistra e quindi simulo l'attacco da posto 2 e li chiamiamo con lo stesso numero, stessa lettera, ma lo chiamiamo bis. Se l'alzatore è a sinistra. E poi abbiamo alcuni esercizi che possiamo fare le varianti, e qua abbiamo fatto alcuni casi. Ma 6A solo polso, 6B polso e proseguo, il 6C inserisco il caricamento delle braccia, che quando ero da solo non potevo usarlo perché dovevo al massimo usare le braccia che salgono. Quando facevo più movimenti completi potevo anche iniziare a usare il caricamento. La variante 2 dell'esercizio è fare più colpi. Esercizio 7 invece, sempre a coppie, ma passiamo non più con la parete, ma passiamo perpendicolare alla rete, quindi in campo. Abbiamo tre
varianti, tre tipologie più che varianti. Il 7A, quando chi ha la palla è il giocatore, diciamo, a fondo campo, il difensore, tra virgolette, o alzatore. Nel primo esercizio lancia la palla all'attaccante, che è quello che parte con le spalle alla rete, poi retrocede indietro con una transizione difensiva e ferma al volo l'attacco dello schiacciatore. Lo schiacciatore può fare 7AA solo polso, 7AB polso e proseguo con il braccio, 7AC caricamento delle braccia che salgono, colpo del polso e proseguimento. Nel modo B, 7B, il giocatore di fondo campo alza di palleggio, quindi non più con il lancio, retrocede indietro posizione di difesa, difende l'attacco dell'attaccante, corre avanti e ferma la palla al volo. E anche qua abbiamo 7B A minuscolo, solo polso, 7B B minuscolo, polso e braccio, 7B C, caricamento delle braccia e via. Modo C, terzo, il giocatore palleggia l'alzata, retrocede, difende l'attacco del compagno, che la difende leggermente avanti, due passi avanti, ripalleggia e si continua senza fermare la palla. Questi sono esercizi a coppie contro la parete. Sequenza contro la parete, solo polso E con posso fare apertura. tutti i vari esercizi. Qui abbiamo messo solo il polso. Seconda sequenza, apro polso e proseguo. Se esco faccio il destra, la palla la ferma la compagna, se faccio l'intra, ready, la palla la ferma la Rebecca. E faccio due intra, due extra. Si può alzare con un lancio o con il palleggio. Via, terza, partenza, piede sinistro avanti, caricare. Qui c'è Il lancio preciso, 6C, abbiamo il caricamento comunque delle braccia. spostarsi in posizione bassa e salire con le braccia. In questo dispositivo abbiamo Carico messo e polso. esercizi Girare simili bene la pancia verso l'alzata, ready, girati A, quanto la B e palla C. meglio. Solo polso, proseguo e qua caricamento, polso e proseguo. Solo polso, parte già col caricamento alto, parti con il polso molle, Qui abbiamo la salgo, sequenza di tutti e tre esatto, gli e poi via. esercizi dell'esercizio 6. Quindi abbiamo la sequenza Ancora stessa completa, cosa, 6A, prosegui col braccio, 6B, ne proseguo col fai tre, braccio. molle, carica bene il gomito indietro, uno anche sul corpo. Ok, e ora con le braccia che E caricano da 6C, dietro. le braccia che caricano da dietro. Fai due a destra e due a sinistra. Inseriamo quindi intra ed extra anche. Gira. Qui abbiamo la Ora variante siamo sul 6 lato bis, d'attacco, da zona 2 continua, ossia ready. l'alzatore è a E ora Mati, vai dall'altra sinistra. Durante parte. lo stesso esercizio si può Vai dall'altra parte, Mati. spostare il Io riferimento e ora quindi alzo abbinare l'avambraccio, 6A, lanciatore a destra, 6 con 6 bis. affiancamento. Interno, esterno, stessa cosa Stesso dall'altra esercizio parte, solo polso, con le variabili differenti, se fare solo polso, fermare la fermare, palla o prendete, non farlo fermare più la palla, ora consecutivamente. continuate la palla, si può fare esercizio senza mai fermare la palla. Ed ecco esercizi a coppie, ma in campo, o meglio, perpendicolare alla rete. Esercizio Primo, lancio e 7 A spostamento alla maiuscolo, difesa. Parto già col solo polso con la spalla polso. aperta, anche aperta, e faccio solo polso. No, lancio, va Polso e indietro la braccio che palla, prosegue. l'attaccante prosegue, quindi apertura, polso e braccio. Può andare sul carica e attacchi. E ora c'è il caricamento delle Sul braccia, corpo, 7 A C. carica e attacchi.
carica e attacca. 7B, alzata, retrocedio, difesa. Secondo, si parte col palleggio, si mette difesa, ferma e la prende al volo. Prima era solo polso, ora prosegue sino in fondo col braccio. Difesa e la ferma al volo. Stessa cosa con il caricamento. Non riesco a far partire. Procediamo con la registrazione, quindi ricondivido dalla diapositiva corrente. Siamo arrivati qua. Ora di seguito. Ora di seguito. Colpi con solo il polso, Rebbi. Vediamo solo tutto l'esercizio 7. Vai, di seguito, sì. Sara, due consecutive. Sì, ogni volta che cade. Con la sequenza ABC. Solo polso, uno, il secondo solo polso. Non è caduta. Ora prosegui. Alzata, ok, alzala. Ora in questo vediamo una sequenza, anche negli ultimi due, la sequenza dell'esercizio 7, sia A, B e C. Si parte? Quindi, ok, via. Prima lancio, solo polso e fermo. Perfetto, secondo esercizio, lancio. Lancio, proseguo, polso e braccio e la fermo. Terzo esercizio, caricamento, salgo. Polso e braccio. Ora Susanna, secondo esercizio, il 7B difende, poi la ferma. A minuscolo. Solo polso, Giulia. Ok. Ci deve essere la difesa. Controlla l'attacco, eh. Polso e braccio. La rifai ancora. Polso e braccio che va avanti ora, Giulia. Vai, Susanna. Polso e braccio. E la ferma. Perfetto. Al volo. Caricamento. Polso, braccio. Ok, prendi l'altra palla, ora di seguito, Giulia. Quindi ora 7C. Fai due volte di ogni esercizio. Di seguito, quindi attacca piano, 7C, Giulia. A minuscolo, palletto solo polso. Vai dietro, difendi. Vai avanti, palletto, solo polso, Giulia. Veloce a prendere il pallone, corri. Vai. La potevo mettere in pausa. Un polso. Ok, ora prosegue col braccio. E ora prosegue. Ok. Sì, fai uno in più di controllo se ti serve. Esatto, inserire controllo in più in mezzo. Ma primo lancio. E va indietro, caricamento solo polso, fermarla al volo. E qui è la stessa cosa con le altre, l'altra coppia di atlete. Ok, secondo, prosegui col braccio. Procediamo, dovreste aver capito gli esercizi. Ora vediamo la rincorsa. Ah, ok, perfetto, ora vediamo la rincorsa. Analisi tecnico-biomeccanica della rincorsa d'attacco. Ho mandato anche il video. Primo passo, secondo e terzo.
peso del corpo anteriorizzato, braccia protese lungo il corpo, naturalmente fessa il gomito, piede destro avanti. Nella dispensa ho fatto le singole foto affinché si legga bene, si leggano bene i commenti di questo video. E ora, dalle parole di Paolini, velocemente. Se volete vedere il video finale che dimostra appunto che anche nei giovani esattamente uguali sequenze, il link lo trovate nella dispensa. Come trovate anche il link di questa parte di spiegazione di una lezione. Appoggio destro, che è questo, lungo il corpo, poi ci sarà sinistro, destro, sinistro, quattro appoggi, tre passi. Io vedo credo sia così per tutti. Ok, quindi abbiamo le spalle molto sbilanciate in avanti, abbiamo il peso che sicuramente in questa fase qua è sull'avampiede, quindi questo piede fondamentalmente è pronto a spingere. Questo è un piede che aderisce al suolo, ma soltanto per mantenere l'equilibrio. Quindi la sua funzione è soltanto di equilibrio in questa fase qua. Okay? Il peso viene spostato avanti e passiamo a fare il primo passo, quello di cui prima dicevo, questo deve essere quello direzionale, lento, variabile, ok? Per intenderci. Ecco, qui c'è la prima situazione che per me non è ideale, diciamo così. Nel senso che questo atleta fa il suo primo passo e nel farlo si può discutere di questa cosa. Il sinistro va avanti, il destro si alza. Ok? C'è di molto peggio, nel senso che, come dicevo prima, la tendenza è portare entrambe le braccia avanti, perché si ha l'idea che poi sul secondo passo io riesco a fare questo e questo. E il tempo in realtà abbiamo detto prima che non c'è. Ok? Quello che questa atleta qua ha preso negli anni precedenti, in cui si è formata, eccetera, è questa cosa. Perché io non la correggo e perché gliel'ho lasciata? Perché vedrete che questo braccio, poi utilizzando lo schema crociato, andrà a essere nella posizione corretta nel momento in cui ci sarà il vero passaggio dalla posizione, cioè diciamo l'appoggio col sinistro al passaggio col destro. La cosa importante è che
nel momento in cui l'atleta esce dalla posizione in questo, su questo passo qua, le braccia non si tengono in questa posizione qui, perché questo chiaramente la limiterebbe tantissimo, ok? Io se lo devo insegnare, lo insegno con una posizione di entrambe le braccia verticali, ok? Non con questo braccio che qua comunque secondo me acquisisce rigidità, che io preferisco evitare, ok? Però effettivamente c'è da dire che da un punto di vista dinamico questa non è una situazione terribile, perché ripeto, questo è il classico schema crociato con cui tutti noi ci muoviamo, il sinistro va avanti, ok, e le braccia si muovono. Vedete che in realtà sul, tiriamo leggermente indietro, quando lei ha il sinistro in appoggio completo, il destro non è già più sul pavimento, le braccia sono messe in una posizione corretta. Sul destro il passaggio a braccia completamente caricate. Tra l'altro questa ragazza, questa parte qua, ok, le braccia, secondo me lo fa particolarmente bene. La posizione del busto è piegata, ma non troppo, ok, piegata perché dicevamo prima, no, che lo sbilanciamento in avanti va mantenuto, però adesso dobbiamo pensare che la palla a questo punto è qui, non volendo viene riflessa qua nel vetro, no, e si vede che la palla è già quasi in una fase di discesa, ok? Da questa posizione qua va ad appoggiare il penultimo passo destro, vedete che, come dicevo prima, la falcata fa sì che il tallone del piede appoggi, e poi questo peso che adesso non mi ricordo con chi ne parlavamo prima, no? Che mi diceva il peso avanti, il peso dietro, eccetera. Vedete che qua il peso del corpo è dietro, d'accordo? Non è avanti. Questo fa sì che lei possa utilizzare la spinta del piede per trasformare poi la spinta del sinistro che arriverà dopo in un salto verticale. Ok? Le braccia iniziano a salire già qua, vedete, dalla posizione completamente stesa le ha già lungo i fianchi, anticipano lo stacco, ok, questo è fatto veramente molto bene. Sullo stacco lei ha ancora tutti i due piedi che aderiscono a terra, le braccia stanno già andando in alto, gomiti sono già sopra le spalle. È la situazione di cui parlavamo prima, ideale, ok? Se sullo stacco le braccia fossero state in questa posizione qua, ovviamente il suo corpo sarebbe stato proiettato in avanti dal peso delle braccia che volavano avanti, giusto? Invece in questo modo qui, nel momento in cui lei spinge sull'ultimo passo ed effettua il caricamento, le braccia sono completamente stese. Lascia il pavimento, nel momento in cui lascia il pavimento possiamo vedere, prima di tutto, bacino correttamente aperto. Io non vedo il fianco dell'atleta, ma vedo la pancia dell'atleta. Ok, vedo il bacino completo. Busto completamente aperto, gomito abbastanza alto, a dire la verità, però adesso vediamo, completa la distensione e scende un pochino, ok? Quindi non si blocca in quella posizione così alta, ma completa caricamento. Il sinistro inizia a scendere e andiamo a scaricare il colpo. Possiamo guardare il braccio sinistro che non si allontana dal corpo, ma che si avvicina, e la ricaduta su due piedi. Questa secondo me è una rincorsa molto buona, che io cambierei su un aspetto, anzi due. Il passaggio su questo passo potrebbe essere fatto meglio. Vedete che avrebbe a disposizione una falcata molto più lunga. Lo dicevamo prima, questo deve essere un balzo. Non si vede tanto la differenza, lei lo sa, ne abbiamo parlato insieme, tra questo passo e questo, ok? Nell'ideale, secondo me, sì, alcuni hanno anche sempre fatti più, dovrebbe un po' più corto, un pochino più lungo. In questo modo lei riuscirebbe a ottenere, diciamo, una posizione ancora più funzionale per avere poi una spinta verticale. Il fatto che il sinistro si appoggi così in avanti presuppone che lei debba fare un gran lavoro di caviglia per mantenere la verticalità del salto, ok? E nonostante tutto, vedete che comunque riesce a mantenere, ok? Chiaramente verissimo. Va in avanti anche durante la fase di volo, ma questo è corretto, nel senso ne parlavamo prima, no? Sul fatto che vado avanti con la...
presentazione. Riassumiamo qui i concetti espressi in tre video, i passi, primo appoggio destro, posizione di partenza e l'approccio della rincorsa vera, quindi destro avanti, peso del corpo in avanti, braccia sciolte naturalmente lungo il corpo, secondo appoggio il sinistro o primo passo è quello che dà la direzione, passo sinistro normale, leggero aumento della velocità, peso del corpo sbilanciato in avanti, posizione del braccio destro, c'è chi sostiene naturalmente libero e quindi quando porto il peso sull'avampiede sinistro il braccio dovrebbe scendere sulle perpendicolari alla terra, qualcun altro sostiene di portarlo leggermente in alto fin quasi all'altezza dell'orizzonte. Non diciamo di osservare il nostro atleta e capire anche quello che viene meglio a lui e se vale la pena o no correggerlo. Abbiamo già sentito il video appena adesso terminato su questo punto. Terzo appoggio destro o secondo passo, quindi il vero passo barra balzo della rincorsa. È il passo destro lungo, quello che è accelerato. Esiste una fase volo? Sì, balzo, qualcuno dice che non è un balzo, qualcuno dice che è quasi che è un balzo. Anche qui quindi più tecniche personalizzate per sfruttare o no un po' di più il discorso del rimbalzo elastico. Quarto appoggio o terzo passo, la chiusura di sinistro. Qualcuno a sinistro molto più vicino rispetto ad altri al destro, qualcun altro invece, come nell'ultimo video, il sinistro è un po' oltre. Anche qui ognuno ha il proprio. E qui abbiamo i vari esercizi, come spesso capita si parte a ritroso, quindi dall'ultimo, dalla posizione finale, poi si fa l'ultimo passo, poi si mettono insieme l'ultimo passo e la posizione finale con il salto. L'esercizio 1 è appunto la partenza dalla posizione finale, ossia dopo la chiusura del sinistro, quindi sono già fermo, con il destro e sinistro già bene posizionato in equilibrio, con il baricentro basso e esagero col caricamento delle braccia ben indietro e quindi spingo con le braccia prima della spinta delle gambe e apro bene gomito e spalla. Poi dopo posso in un secondo momento fare anche il gesto della schiacciata anche con i piedi per terra. Poi posso simulare il caricamento delle braccia, la salita delle braccia e la salita delle gambe e metterci anche il salto, quindi salto da fermo con il caricamento delle braccia e quando atterro posso essere ancora all'inizio fermo con il braccio in alto in posizione di apertura. In un secondo momento posso invece abbinare spinta delle gambe, spinta delle braccia e in fase volo come si fa imitare il gesto della schiacciata. Esercizio 2, l'ultimo passo, quindi partire già col sinistro avanti e fare il destro-sinistro, gli ultimi due appoggi. Stanno molto attenti alla massima oscillazione delle braccia indietro prima di arrivare col tallone destro a toccare terra. E poi esercizio 3, unisco il 2 e l'1. Quindi la partenza come nell'esercizio 2 con il sinistro avanti, destro-sinistro e spinta braccia-gambe con il salto oppure senza il salto. Nel 4 praticamente è come il 3, ma però partiamo con un appoggio in più, ci aggiungiamo, quindi partiamo un passo indietro. Quindi partirò col destro avanti e farò il primo passo sinistro, quello direzionale, poi destro-sinistro, quello che mi dà l'accelerata e la trasformazione della rincorsa orizzontale in un salto verticale. Nell'esercizio 5 posso iniziare a abbinare la rincorsa a una transizione. Quindi io quando è che attacco? Dopo che ho difeso, dopo che ho
ricevuto, oppure dopo che ero in una posizione di ricezione o di difesa e la palla è andata al mio compagno. Quindi io partirò con una palla in mano in zona 5 o in zona 1 o in zona 6 se sto facendo la pipe, lancio la palla all'allenatore barra alzatore e con una transizione mi preparo per fare poi la rincorsa e poi faccio la rincorsa. In un primo momento l'allenatore ferma la palla per permettermi di prepararmi bene e poi fare la rincorsa. In un secondo momento l'allenatore alzatore alzerà subito la palla arrivata in mano in modo tale da rispettare i tempi della partita se ricevo e attacco sempre io. Ed ecco qua i singoli esercizi. Vai, via. Primo esercizio, caricamento. Prima le braccia, anticipa e poi via. Quindi, ok. Questo è il caricamento. Sempre il primo esercizio. Carico e poi proseguo. Carico e poi proseguo. E sempre 1C. Inserisco il salto. Carico e salto. Carico e salto. E lo posso fare fuori. Ora abbiamo esercizio 2. Quindi okay. Il passo. Primo ti fermi lì bloccata. Destro sinistro. Perfetto. Ora parti con il destro in sospensione. Esatto, vai. Ora salta anche. Perfetto. E ora vai col braccio in fuori. Quindi adesso abbiamo inserito. Perfetto. Anche il salto. Sequenza completa. E qua destro, aggiungiamo avanti, sinistro, destro, sinistro. Il primo passo. Quindi destro avanti, il primo appoggio, sinistro, destro, sinistro. Ok. Qui ha fatto il sinistro. Cerchiamo di fare il sinistro troppo corto e molto lungo il destro. Esatto. Per ha fatto il sinistro il iniziale troppo lungo. Il lavoro di tac. Qui dovevo aumentare la spinta del braccio sinistro. E qui la sequenza completa. Caricamento, devi guardare. Caricamento. Apro. Ora carica, rimani su e ora usa il braccio per scaricare. Ok, ora vai in extra, tira diagonale, ok, ora salto, via con il salto, caricamento e salto, immaginate la palla, equilibrio, partire con il sinistro più avanti. Quindi abbiamo fatto l'esercizio 1, di salti. A, B e C. Ok, adesso partiamo più indietro. Esercizio 2. Sul sinistro più o meno dai 3 metri. Facciamo solo l'ultimo passo lungo, che è il destro, e poi unisco. Vai, oscillazione delle braccia. Ok. Anche saltato. Il sinistro avanti. Ferma sul sinistro. Ora estremizza Sara. Un attimo la partente, do io il via, molle, braccia sciolte, alzi un attimo la gamba destra, lungo il destro e cadi bene col tallone. Ok, fate vedere tutte ragazze, io dico lei che sto facendo filmato, ma tutte, il tallone, bene il tallone, è la prima parte del piede che tocca. Vai. Ok, 3, ultimo. Ora un passo indietro, quindi col sinistro avanti, col destro avanti, scusate, il primo passo corto e poi lungo il destro. Vai, naturale. Anche lei ha fatto troppo lungo. Anche il primo sinistro, un po' più corto il primo passo sinistro, che dà la direzione. Vai. Ok, ultimissimo salto.
Ora facciamo vedere una sequenza di esercizi a rotazione. Attacco da 4 da un campo in pala e dall'altro campo in diagonale. Qui possiamo costruire un allenamento intero sull'attacco delle bande. Alleno il gesto completo dell'attacco in campo, dall'analitico al sintetico semplice e poi al complesso. E addirittura arrivo al globale facilitato, cioè vuol dire che gioco consecutivamente. Alleno la fase break da 4 o da 2 poi. Si può fare tutto ovviamente in modo analogo, inserendo le due direzioni d'attacco. Quindi alleno già sia la parallela che la diagonale. E lo posso abbinare poi anche all'esercizio di difesa, perché se lo faccio nel globale devo inserire ovviamente anche la difesa. Nell'esercizio 1 infilo quella palla in 4 da entrambi i campi, o in 2, e allora scriveremo poi bis nei video. L'1A è autoalzata e attacco da fermo. E volendo posso nell'1A fare sequenze ABC di esercizi contro la parete, in cui spezzavo l'esercizio e spezzavo i movimenti. L'1B faccio come prima, quindi autoalzata, attacco da fermo, ma dopo aver attaccato vado anche a difendere, quindi inserisco la difesa. In un campo ci sarà difesa in posto 1, perché si attacca in parallela, e nell'altro campo c'è la difesa in posto 5 perché si attacca in diagonale da posto 4. Idem, proseguo, io che attacco su un difensore devo poi passare sotto la rete e andare a prendere la palla al volo, poi dopo do la palla a chi ha difeso che va in fila nello stesso campo di dove ha difeso per attaccare, e io che ho attaccato e ho passato la palla vado in fila per difendere. Esercizio 2, inseriamo gli alzatori. Inizialmente possono girare tutti, poi possono mettere solo gli alzatori. Nell'esercizio 2 la palla parte dall'alzatore e dopo la difesa l'attaccante ferma la palla al volo o l'alzatore che è sotto ferma la palla al volo. Finalmente si salta. L'esercizio 3 è come diciamo simile al 2, ma si procede sempre. Quindi l'attaccante ora salta e schiaccia. 3A, inizialmente la palla parte dal palleggiatore o dal coach che alza lanciando la palla o palleggiando. Poi dal 3B si può inserire il lancio della palla all'alzatore dell'attaccante che poi fa una transizione per preparare la rincorsa. E poi il 3C, saltando, si possono aggiungere più difensori, quindi e quando io attacco da posto 4 in diagonale, invece di mettere solo un difensore in 5, posso mettere il 5-6 se voglio fare la diagonale lunga, o il 5-4 se vuoi fare la diagonale stretta. E se attacco invece da 4 in parallela, posso mettere o solo posto 1 oppure il posto 6-1 con il 6 che raddoppia la parallela. Lo stesso esercizio diventa poi completo se l'alzatore non ferma più la difesa, ma con un palleggio ripropone un nuovo appoggio per poi andare ad alzare. È meglio fare sempre un palleggio in più, perché in questa maniera mi arriva un appoggio più preciso, quindi l'alzata dovrebbe essere precisa e l'attaccante può inserire, cioè può concentrarsi sulla rincorsa e l'attacco, perché il focus dell'allenamento è l'attacco. Inoltre noi in questo momento stiamo allenandoci e per il Covid, quindi per avere meno persone in campo, lo stesso alzatore va avanti e indietro sotto la rete. In questo modo usiamo due campi contemporaneamente e in ogni campo ci sono 5-6 persone e basta, per evitare gli assembramenti ed evitare anche le file lunghe. Ed ecco un altro esercizio, sempre di sequenza di esercizio a rotazione, attacco da 4, sempre con attacco dalla para in un campo e diago. L'esercizio 5 è come esercizio 4, ma appunto ci sono due difensori in parallela e qua abbiamo alcune varianti in esercizio 5, idem in esercizio 6. In esercizio 6, ad esempio, non ruoto più volendo, posso mettere due alzatori, quindi un pesatore per campo, e quindi diventa quasi un esercizio veramente globale, più simile al gioco.
e da qui poi l'allenatore può portare le proprie variazioni. E qua ho scritto un po' di varianti per dare idea che da qua uno costruisce il suo allenamento e allena praticamente la fase break. Allora, partiamo con i primi video. Alto alzata, attacco in diagonale in un campo e dall'altra parte in diagonale. Stessa cosa. E adesso inseriamo la difesa 1B. Adesso inseriamo difesa, Sara. Partenza della difesa. E alleniamo anche le partenze, le transizioni della difesa. Nell'1C l'attaccante dovrà fermare la palla al volo. Qui invece ancora ogni attaccante si prendeva, ogni difensore si prendeva la propria palla. Ed ecco qua che ora l'attaccante si prende la palla e poi la ridà al difensore. Preso al volo. E qui c'è anche un feedback sull'esito della difesa. Se l'attaccante la prende al volo, la difesa è buona. Qui esercizio 1B, bis significa da posto 2, quindi stessa cosa. L'attaccante la prende al volo e poi la passa al difensore. Ora si inserisce l'allenatore o l'alzatore. Se si hanno due alzatori, il passatore si cambia dopo l'attacco, se si fa il doppio. E qua si inserisce anche il salto. Come vedete, abbiamo due campi. Da questa inquadratura si vede bene che tutta la squadra lavora sei in un campo e sei nell'altro. Ora ci sono due difensori e si inizia a fare consecutivamente. C'è solo... L'allenatore, per dare continuità, lancia la palla. Decisione
appoggio in 5, mi allargo, diagonale, appoggio, sala, parallela, mettiti, di là, via, corri, brava, chiama, queste ragazze sono 2006, l'under 15, stagione 2020-21, primo mese di allenamento dopo il lockdown dell'anno precedente. L'atleta che scaccia adesso è il 2007. Qui anche il libero schiaccia per far ruotare tutti i giocatori. Si fa il bagar, uno dei due alzatori, l'altro alzatore è quello che scaccia adesso, il libero che ha difeso, libero appoggia, si apre e il libero schiaccia, difesa e la palla non cade. Qui ci sono gli under 17, stesso esercizio con il under 17 serie D, sono anche due fuori quota. Fuori quota, e questo sono invece under 16, la palla è dentro, non si vede l'asta perché la riga bianca è un metro dentro la riga. Anche qua abbiamo il libero che schiaccia e nell'altro campo ci sono le altre 5-6 giocatrici. Due ragazze erano ferme perché erano in periodo Covid e quindi non avevamo la squadra in completo, per cui eravamo in 5-5. Qui abbiamo lo stesso esercizio in zona 2, sempre con le nostre under 15 all'inizio anno. Qua siamo in ottobre. Comunicato l'interruzione della sospensione dei campionati a ottobre e quindi abbiamo studiato gli allenamenti su due campi per trovarsi a mantenere le distanze ma fare comunque il gioco. Con le mascherine non sempre l'allenatore riesce a comunicare bene con gli atleti, ecco la 2007 che schiaccia la parallela da due. La differenza tra l'esercito 4 e 5 è che ci sono due difensori sulla parallela nell'esercito 5 e uno e basta nel 4. L'esercito di per sé è lo stesso.
nell'esercizio 5 non è venuto benissimo. Come vedete anche abbiamo centrali liberi e opposti, perché qua i ruoli non contavano e quindi tutti gli atleti hanno fatto il libero che schiaccia adesso, il centrale che difende in 5, l'altro libero che difende in 4 e attacca la parallela, il centrale che difende in 1, l'opposto che schiaccia qua da 4. Quindi tutti questi esercizi qua di tecnica fanno tutto, non contavano i ruoli. Solo le statori andavano avanti e indietro. E stessa cosa, le stesse 5 atlete nella zona 2. Parallela da zona 2. Chi difende in 6 si sposta poi in 2 a attaccare. Se ci fossero più persone ci sarebbe un'altra persona già ferma in 2 ad attaccare volendo. In base al numero di persone si possono adattare gli esercizi per fare meno file possibili. E se non in 5 questa rotazione è perfetta. Perché sono in campo. Essendo in 6, vuol dire questa rotazione è perfetta, perché sono due difensori in un campo, due nell'altro, il statore che va avanti e indietro e la stessa che è quella che ruota. Ora vi proponiamo un'altra sequenza di esercizi a rotazione con l'attacco sia da 4 che da 2, sia in para che in diago. Ci sono 4 attaccanti con 4 difensori. Volendo in base ai numeri si inseriscono anche 4 persone in zona 3 a fare il riferimento. Minimo per fare questo esercizio bene 6 potrebbe essere il numero di persone. Qui eravamo in una palestra con un solo campo quando facciamo le dimostrazioni. Nella prima parte dell'esercizio autoalzata e attacco da fermo e seguo la palla sempre. Poi autoalzata e attacco saltando e seguo la palla. Poi invece ci saranno gli alzatori nella posizione del riferimento della difesa e gli alzatori fanno partire con il palleggio. Riscrivo qua gli esercizi a fianco velocemente e ora spero di partire con il primo esercizio. Vediamo. Partiamo in questo campo in aria chiara parallela, autoalzata, via. Sì, si attacca contemporaneamente. E poi si segue la palla. Vai, gli atleti hanno le mascherine perché essendo qua 12 in campo, perché c'era solo un campo, non possiamo mantenere le distanze e allora abbiamo utilizzato la mascherina. Nel rispetto del arrivo. Altra difesa. Regolamento che ci siamo creati e fatte noi più severo di quello fatto dalla FIPAV. Sul corpo l'essa e l'aria. Da un lato il braccio va sul corpo e vai sul corpo. Qua ha sbagliato la Manotti, è andata fuori invece di andare sul corpo. Anche qui tutti gli atleti fanno tutto. Via, partiamo. Stessa cosa saltando. Da una parte bisogna imparare anche a fare l'autoalzata. Dare i tempi insieme. È importante il tempo. Agnese e Socia. Monia, tieni la palla in mano per dare il pallone. Io qua stavo filmando e quindi il ritmo dell'esercizio è lento perché ci vuole un allenatore fuori. Brave. Proseguire bene il lancio e caricare con le braccia. La rincorsa. Fermarla al volo, chi è in mezzo. Partenza e arrivo, chi è in difesa. Vai. In base al numero di persone, forza, sei già fuori, pronta chi deve schiacciare oppure chi ferma la palla può andare a schiacciare. Meglio in difesa, pronte. Opa, qua mi è partita.
riandiamo da dove eravamo arrivate. Dalla dispositiva corrente manca questo. Ok, via. Ok. Si ora alza con il palleggio. Il palleggio. Attacco lungo. Questo era il primo allenamento dopo il mese di stop del lockdown, quindi le atlete non riuscivano a trovare la palla. Era proprio il primo 4 gennaio dopo un mese di stop e gli allenamenti solo su Zoom. Vorrei vedere bene la rincorsa. Quindi gli dico sto fatto per dimostrare l'esercizio. La qualità, il primo allenamento non era buono. Dopo tre allenamenti era molto molto meglio. Stessi esercizi ora correre dell'Under 14. Lancio lontano da rete. Qui avevamo 5-6 Sara e vai sul corpo. 6 atleti 2007 e 6 atleti Under 15. 5-6, due mani bevo il lancio alto. Per far vedere che stessi esercizi li possono fare. 5-6. La serie D, un Under 14 e un Under 15. Arrivo in difesa, Lucia e bevo. Due mani il lancio, lontano da rete, Elisa, due mani, Giulia sul corpo. Si vedono diversi errori tecnici, ma non era il momento sotto rete della correzione. E poi girare. Veloce, Bebe. Attacco da posto 4 e 2, con i piedi per terra da fermo. In un campo si attacca solo parallela, nell'altro campo si attacca in diagonale. E qua con il salto. Tirare alto. I primi attacchi appunto facevano molta fatica il primo giorno, lo ripeto. Bene, lancio alto e la rincorsa più lunga. Per vedere i video completi avrete il PowerPoint. Ora si parte con l'alzata. Il libero più spazzato. Fermare il volo, Elisa, esatto, sei tu. Vai Elisa, dare il via, parallela precisa. E poi adesso una serie di esercizi per allenare il gesto completo dell'attacco, con anche rincorsa completa, salto e stacco, dall'analitico al sintetico, fino ad arrivare al globale. In un campo si attacca da due e da 4. Nell'altro campo si può mettere un bersaglio oppure un difensore per attaccare in paro o in diagonale. Dopo l'attacco si gira e si recupera la palla e si va in fila dall'altra zona. Così ogni atleta si allena sia da 2 che da 4. La sequenza di esercizi che abbiamo creato come esempio è autoalzata da fermo, poi autoalzata e attacco saltando. Palla all'allenatore o al compagno o all'alzatore, chi alza con lancio sempre uguale per avere un'alzata abbastanza regolare, di allenare l'attacco isolando solo l'attacco e quindi il gesto analitico completo dell'attacco. Poi palla in mano al palleggiatore, l'attaccante già nel punto di partenza per fare la rincorsa e l'attacco. Palla al secondo della fila che passa la palla all'alzatore, così lo schiacciatore senza palla fa una transizione e poi si prepara e fa la rincorsa e l'attacco. Palla allo schiacciatore che lancia la palla e poi simula, per simulare una ricezione, una difesa all'alzatore. E poi fa la transizione e si prepara a fare la rincorsa. Poi, esercizio 7, si inserisce il lancio da oltre la rete per simulare una battuta o una schiacciata. Oppure si mette lo schiacciatore che simula una schiacciata dell'avversario. L'attaccante che si deve andare ad attaccare appunto fa una transizione dopo aver fatto quindi l'appoggio o la difesa. Idem, l'attaccante parte dal muro, l'esercizio 8, e sul segnale di chi fa il lancio simula uno spostamento per poi fare la difesa. Esatto.
esercizio 9 è simile al 7, ma sì, il lancio diventa una vera battuta, oppure un esercizio 10 come esercizio 8, il lancio che simulava l'attacco diventa una vera e propria schiacciatina. E poi dopo si possono fare esercizi di vera e propria battuta e ricezione per fare sempre di più simile al gioco. E qua poi c'è l'inventiva dell'allenatore. Questi li abbiamo già visti. Dove siamo arrivati? Esatto, quindi è questo. Dal dispositivo a corrente. No, era giusto, era questo qua. Braccio che esce in zona 2, auto alzata. Cercare il materassino. Abbiamo messo un bersaglio per allenare l'attacco. Sigle da posto 2 e da posto 4. Via, primo esercizio. Posto 2, posto 4, auto alzata, attacco in parallela. Auto alzata, parallela. Volendo si da 2 e da 4. Si possono lancio fare le varianti in diagonale, ovviamente. Meglio staccato che a filo. Proseguire col braccio. 2007, 2006. Ora inseriamo la diagonale. Lunga, sempre verso i materassini. Come vedete abbiamo due campi, quindi sei persone in un campo, sei persone nell'altra, manteniamo le distanze. Qua sono tutte 2007, nell'altro campo c'erano quasi tutte 2006. Sì, stacca la rete, la palla da rete, le braccia Lucia. Quindi 2007. Vai, 30 secondi, auto alzata, Diago. Brava Bebe. Molto bravo. E di qua 2006 con una 2007 che è quella che schiaccia adesso. Via, lancio. Esercizio 3. E sotto. Sempre con i materassini parallelo, poi faremo in diagonale. Chi schiaccia va ad alzare, tutti girano. Parallela Giulia. Lancio verticale. Lancio era corto, lei parte fuori dal campo. Gamba destra avanti, sinistro, destro, sinistro. Posto 4, andare sul braccio, sul corpo. Posto 2, uscire Giulia col braccio. Meglio l'alzata. La gamba vicino alla rete avanti. Sì, non tutti sanno fare bene l'alzata e quindi poi non sempre è facile. Procediamo con la sequenza di questi esercizi. Vai Elisa, lontana da rete. E sempre esercizio 3. Parallela da 4, da 2 con il lancio, chi attacca gira. Ora diagonale. Stessa cosa, diagonale. Lungo, caricare con le braccia. Prosegui Mati col braccio. Ovviamente dopo il lancio corpo, si può mettere zona 4, uscire. Il palleggio. Correre 2007. Come sempre, due campi. Spingi bene Viola, lancio. Diagonale 2007, forza, bersaglio. Libero quasi bersaglio.
altro bersaglio del centrale in anticipo un po' sotto. Buona. Quasi bersaglio, quindi qui gli atleti sono anche abbastanza precise. Ora sempre attacco da quadro, e questo bellissima parallela della 2007. Passa la palla. Questo era il terzo allenamento dopo il lockdown. Passa la palla, ma chiamala. Brava Giulia. Giulia. Quando giovedì 7 gennaio. Tu dopo, per dare il ritmo. Gamba destra avanti. Abbiamo messo un solo alzatore, così l'altro schiacciava, perché noi facciamo il doppio alzatore. E quindi invece di mettere due alzatori, anche per mantenere distanza, un alzatore che alza sia avanti che dietro, che è quella che sta alzando una adesso, e l'altra è quella che schiaccia adesso. E dopo l'attacco stessa si cambia. Stessa cosa, diagonale, Casoli. E ora stessa cosa e si procede con la diagonale. Diagonale. Brava Elisa. La rincorsa, primo passo corto più lento, poi accelero e spingo. Abbiamo fatto dopo il lockdown il lavoro sull'attacco, indipendentemente dai ruoli. Vai, il secondo qui, della fila passa la palla, l'alzatore palleggia direttamente. Vai, parallela da 2 da 4. Così si allena anche il palleggiatore, però il lancio dal secondo della fila. E poi in realtà c'è una fila unica in 6 che lancia la palla e poi va o in 4 o in 2. Correre a passare il pallone, gamba destra avanti, Bacca. Sì, sul sinistro indicare la palla, bisogna correre. Intanto fuori campo, la preparatrice nonché secondatrice Monia sta facendo fare l'esercizio di prevenzione sulle tavolette alla Bulgarelli della Serie D, che è arrivata in anticipo. Esercizio sempre 5, quindi qua è uguale a quello prima. Sul sinistro cadere su due gambe. Esercizio 6. Si è bloccato il video. Ripartiamo, esercizio 6. Parallela. Ora sto provando le transizioni. Quindi chi passa la palla è quello che schiaccia. Passo la palla, transizione. Sposto e vado. E vado. Oppure partenza a muro, mi sposto in difesa, lancio e vado. Diagonale. Sempre posso simulare ricezione, la ricezione o la difesa, subito, sia in parallela, in 5, ricevi, ti allarghi, che in diagonale. E vai. Sta provando il pregio in salto ed è per quello che le alzate ora non sono precise. Sta provando il pregio in salto. Esatto. Quindi ogni tanto la palla non salta. Ora il ricettore lancia la palla e poi si prepara. Oppure fa difesa, lancio e poi si prepara. Chiamare a voce. Giulia, fai anche il pregio in salto ora che sei calda sulla palla buona. Sulla palla buona, palleggio in salto. Ora lancio che simula la battuta e si attacca, perfetto, libero. Si procede con la progressione. Ricevo. E ora non è un lancio la che simula la ricezione, ma c'è un appoggio su un lancio che simula la battuta. In base al numero posso inventare il lancio da metà campo. Inizio con la battuta facile. E poi vado con il 9 con la battuta.
Ottima parallela. Esercizio 8 e 10 invece è la fase break. Quindi lancio Precisa difesa, Sara. che simula Chi l'attacco. se la sente invece del lancio inizia a fare una palletta precisa, Sara. E quindi posso farlo con Staccatevi la dal muro scherzatina. dopo. Staccare la difesa. Schiaccia Giulia. Schiacciatina Giulia. Elisa schiaccia sulla Giulia. Schiaccia Elisa. Non sempre sentono quello che dico. E vabbè, il Schiaccia Mati. libero schiaccia. Ottimo, così vediamo l'esercizio. Parallela. Battute. Qui ancora l'esercizio 9 separato, nel video prima c'era il 7 e il 9. Il 7 vuol dire lancio che simula la battuta, ricezione e attacco, l'esercizio 9 invece è battuta. Man mano vado avanti, inserisco una vera e propria battuta, sempre da più lontano. Esercizio 10, l'abbiamo visto Devi appunto partire a nell'altro. difendere, Giulia. Difendi, Giulia. C'è schiacciatina e Per avere il tempo via. giusto. Via. Esercizio 11, Battuta. vediamo, Così vediamo è la battuta vera e l'attacco in propria posizione con l'attacco sulla e ci difesa. inseriamo la difesa. Appoggio. E si fa Libero, tiro in 6, consecutivo. poi va in 5. E si attacca ora sulle parallele. Ogni volta si trova avanti e indietro e appoggia. Nell'altro campo adesso sta scaldando un'altra squadra. Quindi nell'esercizio 11 Saremo praticamente all'8-6. ho unito la fase di ricezione attacco iniziale con la difesa contrattacco. E questo esercizio si può fare anche poi con le diagonali dall'altra parte. Esercizi per allenare il gesto completo di attacco nel globale e nel 6 contro 6. Nel globale uscire nel gioco, possibilità di iniziare con free ball del coach, con un attacchino del coach, oppure con una battuta di un atleta, oppure con un attacco con i piedi per terra di un atleta, le mille modalità. Per dare continuità a buona cosa fare sempre più azioni consecutive, pertanto pensare già la sequenza delle azioni che ci vogliono inserire nell'esercitazione. A volte può essere utile giocare punteggi speciali e quindi creare un punteggio in base all'obiettivo. Attenzione, l'uso dei punti a volte fa cadere l'attenzione sul focus tecnico, quindi valutare sempre come strutturare il gioco, ossia l'esercizio con la tipologia gioco. Come posso allenare attacco con gruppi di atleti principianti? Abbiamo già detto, se gioco spesso non riesco ad attaccare con i più piccoli. Spesso quando si riesce a ricostruire, poi l'alzata non è precisa, perché dopo una ricezione o una difesa non sempre l'alzatore è in grado di trovarsi in modo corretto, con la postura corretta per alzare. Quindi come posso allenare l'attacco nel gioco, in squadra che spesso faticano a costruire un'azione e arrivare all'attacco? Il trucco, barra facilitazione, fermo la palla prima di alzare. E abbiamo qui più varianti. L'alzatore ferma sempre la palla prima di palleggiare e cerca comunque, anche se la ferma, di posizionarsi e fare i movimenti per arrivare con la postura corretta, così da costruire il suo movimento. Poi purtroppo a prendere attacco nel gioco anche con i più giovani, in questo modo ci saranno sempre più attacchi e quindi io riesco a correggere nel gioco l'attacco. Anche nel gioco io posso correggere un solo punto chiave in base al focus dell'allenamento. Variante 2, invece di fermare sempre la palla dopo il primo tocco, si può fare un bagger in più, un ulteriore quindi passaggio. Oppure lo stesso alzatore fa un palleggio di controllo in più. E quindi qua uno può inventarsi un po' di variabili.
Visto le situazioni particolari, obbligo del distanziamento durante gli allenamenti, abbiamo studiato diverse agitazioni globali attuabili in gioco 2 contro 2, 3 contro 3, 4 contro 4, di cui non penso di aver fatto tutti i video dei giochi fatti. Quindi chi è interessato mi può chiedere, io dirò esattamente i giochi che ho, tra virgolette, inventato per allenare i colpi d'attacco, pur non potendo fare il muro, abbinare la difesa, studiare e provare la fase break con giochi creativi, portando avanti la nostra filosofia di gioco. Vi proponiamo solo alcuni video, per chi fosse interessato, basterà chiedere direttamente appunto al sottoscritto. Qui abbiamo 2 contro 2 con un alzatore avanti e indietro si gira, finita l'azione. Allora, in alto si parte con una battuta, chi batte entra in difesa in 6, poi si gioca, attacco da 4 da 2, impara, il libero riceve in 6 e difende in 5. Lo schiacciatore, che è nel campo con il libero, difende in 6, poi dopo l'appoggio si sposta in 4 per attaccare la parallela. E da noi qui l'alzatore va avanti e indietro in modo tale che così riesco a lavorare su due campi mantenendo le distanze. Se abbiamo solo un campo si fa su metà campo, si è un po' più stretti, ma il lavoro sulla parallela si riesce a fare anche in 12 in un campo, 6 in una metà, 6 nell'altra, con l'alzatore che va avanti e indietro. Attacco in parallela, difesa del libero, lo schiacciatore in 6 si sposta mentre fa l'appoggio libero in 4 e va ad attaccare la parallela. Maglia bianca è un centrale. L'allenatore fuori dà il ritmo lanciando i palloni. Altre volte l'allenatore può fare il video per poi fare rivedere gli errori o le cose provate se venute subito bene. Quindi qua abbiamo l'esercizio in parallela e con 5 persone si riesce a fare benissimo, con 6 meglio, infatti noi abbiamo 6 persone perché così possono ruotare senza perdere tempo tra una azione e l'altra. Se si ruota, ruota solo il campo in cui c'è stata la recezione. Qui abbiamo una cosa analoga ma sulle diagonali, mi sembra, esatto. Libero difende in 5 e poi l'altro difensore in 6 si sposta e attacca da 4. Variante diagonale stretta, dove in un campo si può mettere la difesa in 4-5. Stessa cosa, attacco nella zona 2 in diagonale. 2006 che si allena con la serie D. Ecco qua, come dicevo, in un campo abbiamo la diagonale stretta e quindi si define 4-5, nell'altra metà abbiamo invece 5-6 in difesa. Avevamo qua il libero in 5 fisso e lo schiacciatore allora si sposta. In base alle persone dove sono i liberi e che si vuole far girare, si studiano esercizi adatti alle proprie squadre. Si possono provare anche volendo le super e gli schemi. Se ci fossero i centrali, possono anche i centrali fare nel contrattacco, poi dopo l'appoggio dalla seconda azione anche l'attacco dal centro. Si parte dalla battuta, ricezione e attacco. Se ci fossero due alzatori e poche persone, si parla di persone scattatori e gli alzatori si tengono uno in un campo e uno nell'altro, e quindi non si fa più l'appoggio, ma si gioca consecutivamente. Quindi diventa poi gioco globale, facilitato o a spezzoni. Ha chiamato la super. Le due sorelle rosse, 2005 e 2006. Nella stessa metà campo, durante l'allenamento della serie B, con il pagiatore dell'Under 17,
dall'altra parte il libro della 17 e la banda della serie D. Sorella che batte su sorella, hanno ruotato e quindi hanno cambiato campo. Ecco, finita la presentazione. Penso e spero di essere stato abbastanza chiaro. Il video è un po' lungo, però in questo modo ho mostrato tutta la dispensa.